Dolce Vita Retirement Living in Via Italia Windsor della famiglia Conciatori, suite privati e semiprivati con climatizzatori, servizio con personale 24 ore al giorno e staff medico in loco, prezzi eccellenti, talento culinario per ogni esigenza dietetica con cucina casareccia e pranzi cucinati freschi giornalmente. Dolce Vita Retirement Home, la vostra ideale casa di riposo. Dolce Vita Retirement Living, tutto il comfort e calore della vostra casa. Italia Bakery, orgogliosa di sponsorizzare il panorama italiano nel centro di Via Italia, in Windsor. Rinomati nella preparazione di torte, fruit tables e sweet tables per matrimoni, battesimi e cresime ed altre occasioni. Italia Bakery curerà nei minimi dettagli ogni vostra festa, per fare sempre bella figura nelle vostre cerimonie ricordevoli. Ricordate, Italia Bakery. Heavenly Rest Cemetery, il complesso di imponenti mausolei con varietà di scelta, dove le persone care sono custodite con la massima cura e religiosamente fino alla risurrezione. Heavenly Rest Cemetery, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gennaro Caffè, che bontà! Gentili telespettatori, benvenuti a Panorama Italiano. Innanzitutto vogliamo fare i nostri più sentiti auguri alla signora Maria Di Nardo per aver compiuto 100 anni. E in seguito in questo programma vi riporteremo un breve servizio sulla celebrazione che si è avuta appunto al Verdi Club domenica scorsa. Tanti auguri, nonnetta, e tanti anni ancora a venire. Vi riportiamo poi, gentili telespettatori, un servizio sulla mostra che si è avuta al Capote Club la settimana scorsa per quanto riguarda le immagini del paese dove fioriscono i limoni, ed è appunto una mostra di fotografie molto molto interessanti che è stata organizzata dalla Regione Sicilia. È stata una bella manifestazione, c'è stata una buona partecipazione, quindi seguiteci in questo servizio, sarà interessante. Inoltre vi riporto una ricetta preparata dai chef Franco e Luciano dal nuovo ristorante Mucci a Erie Street, 881 Erie Street. Quindi seguiteci, sarà interessante. Prima di passare al programma, comunque, gentili telespettatori, volevo ricordarvi alcuni eventi che saranno prossimamente nella nostra comunità, cominciando appunto dal car show del Capote Club, che sarà il 23 di agosto prossimo. Quindi il 23 di agosto, dalle 10 di mattino fino a sera, ci sarà il car show al Capote Club. Oltre a tante bellissime macchine antiche, moderne, extramoderne, eccetera, ci sarà anche musica, cibo, bevande, eccetera. Quindi recatevi tutti al Capote Club domenica 23 di agosto per assistere a questa dimostrazione bellissima di macchine di tutti i tipi e di tutte le età. Quindi diciamo macchine antiche, macchine modernissime, quindi invitiamo tutti a partecipare a questo car show al Capote Club e sono sicuro che vi divertirete. Inoltre, gentili telespettatori, il 6 di settembre avremo la corsa delle biciclette a Erie Street. Sarà un long weekend, un fine settimana abbastanza lungo, quindi partecipiamo tutti, è un'ottima opportunità per portare i bambini prima che ritornino a scuola. Questa corsa è stata sempre molto molto caratteristica,
La cosa un pochettino più caratteristica, gentili telespettatori, è vedere tanti di quei bambini che partecipano alle varie categorie della corsa stessa, cominciare da 3 anni in su. Quindi partecipate tutti e vi divertirete molto nel vedere questa spettacolare corsa che si rinnova per ben 58 anni. Quindi il 6 di settembre tutti ad Erie Street, via Italia, per assistere alla corsa di biciclette, che è una cosa annuale e molto caratteristica della nostra comunità. In seguito, il 18 di settembre prossimo, avremo il Roman Feast al Cesaro Club. Era chiamato Roman Festival, quest'anno è stato cambiato il nome, Roman Feast. E praticamente è la stessissima cosa, ci sono tante altre novità comunque quest'anno. E l'altra, una delle novità è appunto che i fondi ricavati da questo evento andranno al Windsor Regional Hospital. C'è un ottimo intrattenimento e il cibo, come sapete, il cibo non si può descrivere perché è veramente ottimo, sia l'antipasto che il cibo stesso. Quindi partecipate tutti a questo evento al Cheshire Club il 18 di settembre prossimo. E per biglietti potete vedere benissimo i posti sullo schermo dove questi biglietti sono disponibili. Quindi partecipate tutti a questo Roman Feast del 2015, il 18 settembre prossimo, al Cesaro Club. Ed ora passiamo al nostro programma con un servizio sulla mostra preparata dalla regione Sicilia, immagini del paese dove fioriscono i limoni. Arrivederci, a tra poco. Gentili telespettatori, siamo contenti di stare qui al Caboto Club quest'oggi per portarvi un servizio su una mostra fotografica speciale che è stata portata dalla regione Sicilia, e abbiamo con noi la dottoressa Chiara Fragalà, che è l'esperta appunto per questi testi, e ci spiegherà un pochettino i contenuti di questa mostra e poi le foto stesse. Dottoressa, benvenuta in Canada, come va? Grazie, molto bene. La prima volta in Canada? La prima volta in Canada, sì. Quindi c'è un'esperienza, Sì, un'esperienza positiva, un'ottima impressione, quindi... Senta, dottoressa, abbiamo parlato un pochettino di queste foto famose. Può darci un pochettino una spiegazione del suo lavoro e di ciò che intende fare la regione siciliana con questa mostra? Il CRASIS innanzitutto, che promuove questa iniziativa, e la regione siciliana che l'ha finanziata, hanno intenzione proprio di creare un collegamento con gli italiani, in particolare con i siciliani all'estero, e mostrare come la cultura siciliana, l'arte, si stia evolvendo, stia guardando al futuro e crei così una connessione duratura tra passato e futuro, comunicata anche all'estero. E infatti i 22 artisti, perché ci sono 22 foto in questa mostra, sono tutti siciliani. Alcuni non vivono più in Sicilia, sono all'estero da diversi anni, sono diventati dei fotografi molto affermati, ma portano dentro il proprio bagaglio culturale nel modo di vedere il mondo, e quindi di porgerlo attraverso le immagini, le fotografie, una fetta di Sicilia, della cultura siciliana. Quindi vediamo come questa isola contenga all'interno tante isole, tante espressioni di vederla, di osservarla, di produrla. Quindi a un certo punto questa iniziativa da parte vostra non è solamente per artisti siciliani, ma
artisti siciliani in tutto il mondo. Sì, la matrice importante è la Sicilia perché è comunque il ciò che li connette, li lega, ma è importante vedere come si è diffuso questo modo di vedere, questa cultura che si arricchisce attraverso queste doppie identità, perché quando si va all'estero si acquisisce anche altro e quindi si allarga ulteriormente il proprio modo di vedere, quindi di produrre. E sono sicuro che le comunità siciliane all'estero apprezzano molto questa vostra iniziativa. Questa è la nostra speranza, perché è fatto proprio per loro, per rendersi conto di questo, per avere l'orgoglio di presentare quelle che sono le loro radici, la loro tradizione anche agli altri, e quindi lo speriamo davvero. Bene, allora vogliamo dare un saggio di queste foto ai nostri gentili telespettatori, magari descrivendo delle foto che abbiamo qui? Va bene? Sì, sicuramente. Ok. Dottoressa, può descriverci questa foto che abbiamo in fronte a noi? Sì, alle mie spalle c'è un'immagine in bianco e nero scattata a Mazara del Vallo in Sicilia da Ferdinando Scianna. Ferdinando Scianna è uno degli artisti più rappresentativi in questa mostra, perché è stato il primo italiano appartenente all'agenzia Magnum, presentato da Cartier-Bresson, ha lavorato in tutto il mondo, ha sempre scelto una linea molto forte di rappresentazione, che è stata quella dell'utilizzo del bianco e nero, del catturare il momento, e lui ama definirsi proprio un ladro di realtà per il modo in cui attraverso il reportage riesce a rendere, a restituire i diversi momenti. E in questa fotografia infatti c'è proprio una costruzione creata dagli sguardi, di rimandi, dei due uomini che guardano noi, al centro questo poster con questa donna con un'immagine molto forte, e quindi c'è anche un'ambivalenza nella lettura di queste due figure nella costruzione della fotografia. E la donna viene anche rappresentata nella immagine accanto. Marco Glaviano rappresenta qui la donna in tutt'altro aspetto rispetto alla immagine precedente di Ferdinando Scianna, perché qui l'immagine è costruita, si crea una sintesi anche con quello che è la natura. Glaviano è un importante fotografo di moda, lo è stato per tantissimi anni, ha presentato innumerevoli copertine di Vogue America, e una volta terminato, diciamo, il suo lavoro come fotografo di moda, ha scelto la strada della ricerca continua a sviluppare, ed è ripartito proprio dalla Sicilia, ha scelto un luogo in Sicilia, Ashley Dancing with the Tree, quindi il nome della modella che viene unita, accorpata con l'albero che rappresenta, quindi col paesaggio, e la scelta anche del bianco e nero proprio per rendere i contrasti di luce molto forti e netti, tipici della luce del sud Italia, della Sicilia. Quest'albero è ormai piegato dal vento e quindi ha assunto questa forma inclinata come se fosse stato plasmato dagli agenti atmosferici e ha assunto un'altra forma nel tempo rispetto alla sua il suo iniziale status. Questa immagine per numerosi aspetti è significativa e spiega molto della mostra. Innanzitutto perché per il paesaggio che sta alle spalle di Bernard Berenson, che è lo storico dell'arte che è stato fotografato in questa immagine. Ci sono i mostri della Villa Palagonia a Bagheria, che è un monumento significativo, rinomato, non solo della Sicilia, non solo di Bagheria, ma di tutta la Sicilia, e che è proprio conosciuto nel mondo. È un monumento del Settecento, quindi il passato studiato dagli occhi di uno storico dell'arte così importante, a sua volta fotografato da un personaggio altrettanto importante che è Fosco Maraini. Fosco Maraini è stato un antropologo famosissimo a livello internazionale, i suoi libri sono stati pubblicati in tutte le lingue, in Italia è famoso anche per essere padre di Dacia Maraini, un'importante scrittrice
che si è occupata nei suoi romanzi della storia delle famiglie nobili siciliane e ha raccontato con un suo modo acuto e nello stesso tempo dolce quello che era la realtà siciliana del passato. E qui la costruzione della foto è importantissima perché è stata scattata alle luci del tramonto, la sera, comunque non con la completa luce, e quindi il gioco di luci e ombre che illuminano il viso e nello stesso tempo lasciano perdere il resto nell'oscurità creano questa costruzione di questa immagine, di questa figura molto limpida, nitida e ben diciamo ordinata, composta all'interno della composizione. E Giuseppe Leone rappresenta un altro volto delle fotografie, delle immagini presenti in mostra, un volto più tranquillizzante, più tradizionale, perché è diciamo l'immagine della Sicilia tra virgolette da cartolina, quasi come la ricorda chi l'ha lasciata oppure i turisti che la visitano per la prima volta, e nello stesso tempo crea una costruzione fatta di quinte sceniche che si susseguono una dietro l'altra, quindi prima questa collina con gli elementi tipici della vegetazione degli agrumeti di Sicilia, successivamente il lago e poi sullo sfondo finale l'Etna con la neve e nello stesso tempo la boccata di fumo che ci lascia intendere che è sempre attiva, sempre viva e che bisogna stare forse anche sempre un po' allerta. E quindi diciamo in questo paesaggio come in altri presenti in mostra c'è un volto più tradizionale e più rasserenante di quello che è la fotografia e di quello che è la Sicilia. Davide Bramante è l'autore di quest'opera, è nato a Siracusa ma in realtà poi si è spostato in giro per l'Italia, ormai fa mostre anche all'estero. Il titolo è proprio in inglese, My Own Rave, perché lui ha creato proprio questa serie di immagini fatte in viaggio in cui assembla più immagini una sopra l'altra, in questo caso con lo stesso soggetto, perché sono tutte e tre immagini di chiese diverse nel tempo, diverse per decorazione, diverse per costruzione architettonica e anche modo di intendere la religione. E lui ha viaggiato anche in Oriente e ha creato proprio questa sorta di racconto di viaggio che è quasi un'associazione mentale che lui poi rende in modo visivo con questa sovrapposizione fatta con queste diverse esposizioni sovrapposte una sull'altra. E quindi in questa mostra vediamo come da una parte c'è il modo tradizionale di fare fotografia come il reportage, attenzione tradizionale mai scontato, e dall'altra invece c'è quella che è la ricerca, fotografia intesa come arte in senso proprio, e quindi non più uno scatto che riprende la realtà, ma uno scatto che porta altrove, che ci permette di leggere altro attraverso. Max Serrari Falco è uno degli artisti più giovani presenti in mostra, che ha fatto un lavoro di ricerca proprio sperimentale, nuovissimo, è quasi una come dire, novità assoluta, perché lui ha una tecnica molto particolare, scatta le immagini dal satellite, quindi collega il computer al satellite, gira per tutta la Terra, tutto il mondo, sceglie un'immagine che secondo lui è rappresentativa e poi scatta la fotografia. In questo caso è un'isola della Polinesia, infatti il titolo dell'opera è Sicilia in Polinesia. Lui ha trovato delle somiglianze, degli accordi con la Sicilia nella forma, però poi questa natura che esplode, che ci mostra questo verde con la totale assenza della presenza umana, che è il contrario di fatto di quello che è la Sicilia, che invece ha esportato il proprio popolo in tutto il mondo, quindi overcrowded, molto, molto piena e ricca anche non solo a livello proprio umano, ma di umanità in senso lato.
Dottoressa, io la ringrazio immensamente per questa sua spiegazione e questa sua dimostrazione di affetto per noi italiani all'estero, portandoci questa mostra, e speriamo che può portare un ottimo ricordo di noi italiani siciliani in Sicilia. E io vi ringrazio, certamente porterò un ottimo ricordo, ringrazio anche per l'ospitalità che ci avete dato e mi auguro che appunto sia passato il messaggio e l'importanza di queste iniziative promosse dal CRASES e dalla Regione Siciliana per trasmettere quello che è l'orgoglio e la cultura siciliana all'estero. Grazie. Grazie a mille. At Unico, every product we carry has a deep tradition behind it. We search far and wide to bring you only high-quality products. Whether it's an impressive assortment of tomatoes and eggplant or an exceptional collection of olives and roasted peppers, our goal is to give you the ingredients necessary to cook delicious meals that you can be proud of. Unico, bringing real taste home since 1917. Plaza Ontario, importatore e distributore di marmo, granito e ceramica rinomata. Vasta sala esposizione con scelta di tappeti, hardwood, mattonelle ed altri prodotti in vinyl per le vostre case e i vostri uffici. Plaza Ontario è l'arredamento della vostra casa. Orgoglioso di sponsorizzare questo programma. Huron Automotive, l'officina 1660 Huron Church Road, con meccanici qualificati ed esperti per le riparazioni e manutenzione delle vostre macchine. Huron Automotive cura anche l'aspetto interno ed esterno delle vostre macchine. Huron Automotive, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. For all your car care needs, we are your one-stop shop. Direttamente presentare il presidente del Caputo Club per un saluto e un benvenuto alle. Buongiorno, benvenuti. Noi del Caputo Club siamo proprio orgogliosi di avere questa opportunità di fare la mostra di esibizione di artisti siciliani che sono famosi e le loro foto. Voglio ringraziare il dottore Ezio Pagano per portare queste 22 foto dal suo museo Bagheria. Grazie Ezio. Voglio anche ringraziare Gino Piazza, che non è qua oggi, ma è Gio Vescovo, ma prende il suo posto, che hanno organizzato questa mostra per 4 giorni. E quando andate a vedere queste foto, dovete proprio guardare bene e vedere cosa avevano intento di far vedere dalla Sicilia. Che è venuto dall'Italia con le opere d'arte, il presidente del CRASES, Cavaliere Gaetano Beltempo. Permettetemi innanzitutto di portarvi un caloroso saluto da quella lontana Sicilia, a voi siciliani, agli italiani e ai canadesi che sono presenti in questa sede. Ringrazio il presidente del Caboto per la sua ospitalità che ci ha fornito in modo così generoso ed esemplare. Grazie presidente. Permettetemi dopo di ringraziare Angelo Ferrara e sua moglie, perché hanno permesso tutto questo e hanno dato piena disponibilità ad accoglierci qua e
e a farci sentire meno soli e più in famiglia. Grazie Angelo, grazie. Il ringraziamento va al Museo di Bagheria e a Ezio Pagano, carissimo amico, che da 20 anni lavoriamo assieme per portare cultura in tutto il mondo. Non è la prima volta che noi siamo in Canada, abbiamo fatto altre 2 esibizioni qua in Canada, a Windsor particolarmente, ma abbiamo girato tutto il mondo. E grazie a lui abbiamo portato un tipo di cultura diversa da quella che inizialmente si poteva portare come il folklore o altre cose. Ci siamo ingranditi. Un grazie va a Chiara Fragalà, che anche si è lasciato la sua famiglia giù con il suo bambino per poterci accompagnare in questa avventura. È sempre un onore per noi averla assieme. E grazie va pure alla Regione Siciliana per il finanziamento che ci ha potuto dare. Questa è un'attività che noi avevamo programmato già nel 2012, ma purtroppo in Sicilia per ora si stanno vivendo momenti particolarmente difficili per la nostra economia e anche per la salute della stessa Regione Siciliana. Ma speriamo di farcela. E voglio essere sincero, vi voglio a tutti bene. Presidente, non so come dirle grazie, veramente. Grazie a voi. Grazie, grazie e grazie. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie per avermi concesso. Adesso voglio introdurre il direttore. Adesso voglio introdurre il direttore e proprietario del Museo di Bagheria, dottore Ezio Pagano. Il mio compito è quello di presentare il criterio con cui è stata fatta questa mostra. Però vi dico subito che in questa mostra non c'è nessun criterio di scelta. E allora precisiamo cosa rappresentano queste foto. Rappresentano l'estratto della collezione di Museum, tutta la parte fotografica. Quindi non c'è una comunione tra una foto e l'altra. Sono momenti diversi, scattati per situazioni diverse, dove l'unico filo conduttore è il fatto che sono tutti artisti siciliani. In questo caso non sono state fatte scelte, come dicevo, come recita anche il sottotitolo, l'unica scelta è la Sicilia nelle fotografie della collezione di Museum, dove è possibile rintracciare l'unico filo conduttore che è l'origine dei fotografi, che sono tutti siciliani. Mi fa piacere sottolineare che si tratta di fotografi professionisti e che quasi tutti gli autori sono di fama internazionale. Faccio qualche esempio per tutti. Ferdinando Scianna è un autore e rappresentante della più celebre agenzia fotografica La Magnum di New York. Giuseppe Tornatore, forse lo conoscete tutti come regista, è l'autore di Nuovo Cinema Paradiso e anche di Baria, ed è un premio Oscar. Glaviano è l'autore della prima copertina digitale di Vogue America. Martorana è il rappresentante dell'agenzia Press di Parigi, e così via. Abbiamo Fosco Maraini, quindi non solo tutti professionisti, ma artisti internazionali. Avendo citato Museum e fotografie, mi pongo una domanda: quante siamo consapevoli che la fotografia è arte? Perché da quando esiste il digitale, tutti possediamo una fotografia e tutti ci sentiamo artisti. Io penso che non è così. La fotografia, per diventare arte, deve parlare un linguaggio diverso, che non è il linguaggio comune di chi possiede una macchina fotografica. Io a questa domanda ho fatto una riflessione che ho pubblicato in un mio libretto,
e che ve la sintetizzo in tre righe. A questo interrogativo ho già risposto con una mia riflessione di cui leggerò solo qualche rigo. La fotografia è arte solo se riesce a far vedere al fruitore, cioè a chi la guarda, quello che l'occhio umano non riesce a vedere in natura. Cioè, quando noi ci mettiamo davanti a una fotografia, tutti vediamo qualcosa, ma in questo caso ancora non è sufficiente per dire che quella è un'opera d'arte, è ancora una fotografia. In altre parole, quando si è dietro un obiettivo e il fotografo si spinge in una ricerca di un nuovo linguaggio, qual è il nuovo linguaggio? È quello che si può vedere solo con gli occhi della mente. Allora, se noi osserviamo un'immagine, non dobbiamo guardare e dare come significato quello che tutti vediamo e diamo come per significato, perché quello è il compito della fotografia, il compito dell'arte è leggere, andare in profondità, leggere con gli occhi della mente. E io vi assicuro che non c'è quanto di più facile di osservare una fotografia, farsi qualche domanda tra sé e sé, per esempio cosa voleva dire l'artista, e dopo qualche minuto si capirà che al di là del paesaggio, della figura o di qualsiasi altro oggetto rappresentato nella fotografia, si scoprirà un senso altro che è quello più intimo, che riguarda ogni persona. Allora domandare, chiedere cosa rappresenta quella fotografia, lo dico subito, è sbagliato, perché quello che rappresenta, che noi vediamo, non c'è bisogno di chiederlo. Se vogliamo sapere cosa rappresenta, qual è la componente artistica, quello non lo dobbiamo chiedere a nessuno, lo dobbiamo interrogarci noi stessi, lo dobbiamo chiedere a noi, con la certezza che se voi vi mettete davanti un'immagine e la osservate bene, troverete la risposta. Quindi l'invito che io faccio a tutti voi è quello di guardare con molta attenzione ogni fotografia e farvi questa domanda: cosa voleva dire l'artista? Troverete la risposta da solo. Grazie. Grazie per la vostra gentile attenzione e siamo pronti per andare ad ammirare queste bellissime foto. Grazie di nuovo. Grazie. Gentili telespettatori, abbiamo con noi adesso in questo bellissimo picnic organizzato dall'Associazione Culturale Siciliana il Cavaliere Beltempo, che è il presidente dell'associazione che ha curato appunto la mostra, e il dottor Pagano, che è appunto il direttore del museo stesso. Allora, Cavaliere, come va? Adesso bene. Adesso bene? Adesso bene, abbiamo ultimato quello che è il nostri adempimenti, cioè quello della mostra, e adesso viviamo questo momento conviviale con i nostri amici siciliani. Direttore, come le è parsa l'interesse qui a Windsor per questa sua bellissima mostra?
Io ho notato molta partecipazione, quindi la traduco in un interesse notevole per la cultura italiana. In fondo questa mostra porta qua in Canada alcuni aspetti della Sicilia che in ogni caso o dal ritratto, dall'architettura rappresentano la cultura siciliana, e quindi credo che veramente si dovrebbe continuare in questa direzione, perché la richiesta è forte all'estero della cultura italiana, e il governo e noi stessi dovremmo fare sempre di più. Bene, Cavaliere, come vede questa esperienza di stare qui all'aperto in questo bellissimo parco con tanti paesani? Ma diciamo che è sublime, un'esperienza bellissima, anche perché ci sono molti amici che si rincontrano dopo tanti anni, perché noi siamo venuti altre volte, ma già da diversi anni che non veniamo più in a Windsor e in Canada in particolare. Yeah. Well, devo dire per esperienza che i siciliani sono i maestri di mantenersi uniti nelle varie associazioni, e ognuno di loro fa una manifestazione del genere, dando l'opportunità a tutti di conoscersi, di passare un po' di tempo insieme. Comunque è una ottima occasione per loro pure di mantenere le tradizioni. E come vede lei le relazioni nel futuro con queste associazioni? Allora, a me dispiace dirlo, ma purtroppo in Sicilia c'è una situazione molto ma molto particolare. Se noi pensiamo che quest'anno la Sicilia ha una legge regionale ad hoc fatta per i siciliani all'estero, che già dall'80, dal 75-80 che abbiamo questa legge, che fino ad oggi ha potuto permettere di fornire dei servizi ai siciliani all'estero. In particolare voglio ricordare che negli anni passate abbiamo avuto il turismo sociale, molti siciliani che venivano, che da tanti anni non rientravano più in Sicilia, che grazie a questa legge potevano benissimo, o i figli dei siciliani con le colonie e i campeggi o con i convegni che si organizzavano. Purtroppo quest'anno abbiamo avuto la notizia che la legge regionale è stata, non è stata abolita, ma bensì nei capitoli di spesa sono tutti per memoria. Cioè non ci sono soldi messi nei capitoli, perciò questo blocca quelle che sono le nostre attività, almeno speriamo soltanto per quest'anno. Beh, vediamo tagli finanziari un pochettino dappertutto. Io come rappresentante del Comites vedo che questi tagli sono sempre più numerosi, anche gli effetti nostri qui locali, e vediamo poi anche a voi con la regione siciliana. Dottore, hai in mente di organizzare qualche altra mostra nel futuro in questi baraggi? Beh, in questo baraggio, come diceva il Presidente, dipende molto dalla regione siciliana. Se ci saranno nuovi finanziamenti, sicuramente sì, perché trovo che il Canada in particolare è uno dei posti dove la nostra offerta è abbastanza, gradita, il nostro lavoro e le nostre proposte culturali che abbiamo fatto in passato e che sicuramente faremo in futuro. Però dipende più che da noi, dipende dalla regione siciliana, dall'assessorato. È chiaro che noi riteniamo che c'è questa necessità di farlo, perché vediamo che sempre meno sono quelli che parlano il siciliano e anche l'italiano stesso, e questo ci dispiace molto. Questa è una cosa da curare veramente. Io vi ringrazio per il vostro interesse per noi italiani all'estero, e speriamo che possiamo ancora rivederci nel futuro. E speriamo che l'Italia si riprenda un pochettino, così che possano finanziare questi aiuti per noi, per mantenere la nostra cultura. Comunque, giusto a titolo di cronaca, posso informarvi che anche noi qui in Canada
nonostante gli aiuti, diciamo, da parte del governo italiano siano scarsi, comunque noi ci stiamo organizzando appunto per mantenere la lingua e la cultura, specialmente per i giovani. Noi ringraziamo lei della sua cortesia nel volerci intervistare per farci dire qual è la nostra opinione. Noi speriamo che questi momenti possano durare più a lungo. Beh, lo speriamo tutti e speriamo di rivederci nel futuro, mettiamola in questo modo. La nostra volontà c'è. Se vediamo voi nel futuro qui significa che le cose sono migliorate. Vanno bene. Okay. Grazie infinite, grazie a lei. Grazie ancora del vostro interesse per noi e ci risentiremo in più in là. Ed ora, gentili telespettatori, abbiamo con noi Paolo, il presidente dell'Associazione Culturale Siciliana. Come va, Paolo? Tutto bene, Luigi. Devo dire solo che proprio oggi stiamo a festeggiare il 20° anniversario dell'associazione, della fondazione. Della fondazione d'associazione. 20 anni. È stata fondata nel 1993, è stata dichiarata dal governo nel 1995. Yeah. So, oggi, è il ventesimo anniversario dell'associazione e devo dire sono orgoglioso, Luigi, per il fatto che non perché sono un presidente, ma solo perché sto a portare avanti la nostra cultura e le nostre tradizioni siciliane. È vero. Senti, ma c'è parecchia gente qui oggi, ci sono parecchie persone, diciamo. Siamo 120-125 oggi. Buono, un buon numero. Sì. E inoltre c'hai anche ospiti dall'Italia. Sì, sono stato orgoglioso perché ieri le ho invitate, no? E mi hanno detto, va bene, veniamo domani. Però Angelo ce l'aveva accennato quando era stato in Italia. Yeah. Ha detto vogliamo vedere cosa fa questa associazione culturale, no? Le vendite che hanno. Cioè, i nostri eventi già loro hanno visto il sviluppo che abbiamo fatto oggi. Primo perché abbiamo una bella giornata, ma seconda cosa perché la gente ha partecipato. Voglio ringraziare a loro che sono venuti dall'Italia, specialmente a te che sei venuto qua oggi. È sempre un piacere far sapere alla comunità quello che succede. Perché questa è la comunità italiana, cioè che noi rappresentiamo la Sicilia, non solo la Sicilia, ma anche ci stanno parecchie persone che sono dell'Arte Italia pure. Yeah. Vengono da tutte parti. Per noi sono tutte benvenute, Luigi. Perché non possiamo aspettare più oggi, diciamo, dobbiamo essere siciliani, perché la gente incomincia anziana e va via e i giovani ci stanno quelli che vengono ma ci stanno quelli che non vengono. Ma allora, ci sono pure parecchi giovani qua, quindi è bello vedere pure la gioventù. È una cosa meravigliosa. Una cosa familiare, una tradizione che noi sviluppiamo ogni anno per stare uniti assieme un giorno a festeggiare questo bellissimo evento. Io ti ringrazio, Paolo, è stata una bellissima esperienza essere venuto qui, aver potuto intervistare questi ospiti dall'Italia, aver avuto una spiegazione da te in quanto riguarda il 20° anniversario appunto dell'Associazione Culturale Siciliana e ti auguro che puoi continuare sempre su questo lato così che i nostri giovani possono innamorarsi della nostra cultura. Sono 9 anni che sto a festeggiare io. Però, come sai, ogni 2 anni ci sono le lezioni, il prossimo anno vado per 10 anni. E non ti preoccupare. E cerco sempre di fare il meglio che posso a portare queste tradizioni avanti. Yeah. E non abbandonarle. E bisogna esserti grato per quello che tu fai. Questa è una cosa. Ancora grazie a te che sei venuto oggi. È stato un piacere. E speriamo che il prossimo anno ci vediamo un'altra volta. Continuiamo sempre. Okay. Grazie Luigi. Grazie e ci risentiamo. Tanti auguri. Grazie mille. Ciao. Italia Bakery, patrocinatore del panorama italiano nel panificio con ultramoderni macchinari, pane tipico italiano come pagnotte calabresi, ciabatte ed altro, grande varietà di dolci, affettati e formaggi. Italia Bakery, sempre alla ricerca dei suoi prodotti.
Formaggi Calati, prodotti genuini al 100%, mozzarella, ricotta, bocconcini, eccetera. I prodotti Calati si possono acquistare in qualsiasi negozio. Volete formaggi genuini per la vostra pizza, lasagna, cannelloni e cheesecake? Potete acquistare i prodotti direttamente al negozio al 921 The Camps Road West. Fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gianni Import & Textile, tutto per tutti. Vastissima selezione di tende, copriletti importati, tappeti, macchine per caffè espresso ed altro, vasta selezione di biancheria per la casa. Gianni Import, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gianni Import & Textile, tutto per tutti, vastissima selezione di tende, copriletti importati, tappeti, macchine per caffè espresso ed altro, vasta selezione di biancheria per la casa. Gianni Import, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gentili telespettatori, siamo qui a Amesburg per partecipare alla celebrazione di 100 anni della signora Maria Di Nardo, che vediamo qui molto vispa, congratulata dai parenti ed amici. We're very happy for my mother's 100th birthday. It's amazing all the people that came. She's overwhelmed, she's very tired right now, but tomorrow she'll be talking about all her friends and relatives that came to the party. And she's 102 days old. Ed ora vediamo il presidente del Verdi Club che fa una presentazione alla signora Di Nardo. Questa è la placca presentata dal Verdi Club. Mentre qui vediamo la placca presentata dall'onorevole Watson. Ed ora vediamo la famiglia ristretta, appunto, che posa con la signora Di Nardo per i suoi 100 anni. Ovviamente non possono pagare, ovviamente non possono mancare i pronipoti. Ed ora, gentili telespettatori, da Mucci Restaurant da Giri Street, la ricetta della cucina italiana presentata da chef Franco e Luciano. Divertitevi. Signore e signori, buon pomeriggio, buonasera, siamo nella cucina di Mucci's Ristorante, 881 Erie Street. Siamo con chef Franco e chef Luciano. Siamo ben preparati per esprimermi
tutte le cose che volete in cucina. Incominciamo con tanti antipasti, pasta, vitello, pesce e dessert. Perciò adesso Chef Franco incomincia a battere un saltimbocca alla romana. Qui si cucina tutto fresco, si prepara ogni ordine che viene in cucina, si prepara, perciò la combinazione è tutto fresco, andiamo tutto a comprare noi. La cucina, come sapete, è preparata così, se non c'hai le basi non si può cucinare, perciò siamo due che di esperienza ne abbiamo tanta, perciò fate voi e capite cosa vuol dire Mucci Ristorante. Ecco, si infarina il vitello così non si ristringe e si incomincia piano piano a creare i piatti che vogliamo. Adesso mettiamo un pochettino di vino. Un po' di prezzemolo, non sale perché c'è il prosciutto, mettiamo solo un pochettino di pepe e questa è la prima ricetta. Abbiamo le patate che sono delle crocchette, sono inventate da noi, mettiamo il vitello. Ecco, un pochettino di sugo, mettiamo i peperoni, ecco, un po' di prezzemolo e voilà, questo è il primo piatto. Adesso incominciamo a farvi vedere due primi. Il primo è un'insalata di mare con calamari, scallops, shrimp e crab. La seconda è una melanzana ripiena con ricotta e spinaci con un po' di salsa fatta da noi in cucina con cipolla, aglio, basilico e pomodoro italiano. Questi sono due dei nostri primi, venite a trovarci e sarete contenti. Veramente appetitosi questi piatti. Gentili telespettatori, grazie per averci seguito nel nostro programma e vogliamo di nuovo fare i nostri auguri alla signora Maria Di Nardo per i suoi 100 anni. Inoltre vogliamo congratularci con la regione siciliana e i siciliani stessi per aver organizzato questa bellissima mostra di foto artistiche e immagini, diciamo, della Sicilia, e speriamo che questi eventi siano un pochettino più spessi nella nostra comunità. Voglio ancora ricordarvi brevemente, gentili telespettatori, i prossimi eventi che saranno nella nostra comunità, cominciando dal car show del Caboto Club il 23 di agosto prossimo. È una bellissima manifestazione di macchine antiche, moderne, modernissime, con tanta musica, cibi, premi, eccetera, eccetera. Quindi partecipate tutti al car show il 23 di agosto al Caboto Club, e a cominciare dalle ore 10 alle 4 di pomeriggio. Quindi portate tutta la famiglia e sono sicuro che vi divertirete. Inoltre, gentili telespettatori, partecipiamo alla corsa delle biciclette che si avrà
a Via Italia, Iri Street, il 6 di settembre prossimo. È un'ottima opportunità per portare i bambini prima che tornino a scuola. Quindi partecipate tutti e incoraggiate anche i vostri bambini a partecipare alla corsa stessa, in quanto ci sono differenti categorie di bambini che partecipano alla corsa ed è una delizia vederli. Quindi, gentili telespettatori, vi aspettiamo tutti il 6 di settembre al Via Italia per la corsa delle biciclette. Inoltre volevo ricordarvi il Roman Feast, Roman Festival, che si terrà al Cesaro Club il 18 di settembre prossimo. Una manifestazione originale, con costumi romani, con un ottimo menu, un ottimo intrattenimento e più che altro una bellissima compagnia di persone che desiderano appunto divertirsi in questi eventi con ottimo cibo e ottimo intrattenimento. Partecipate tutti, quest'anno i ricavati del Roman Feast saranno devoluti per Windsor Regional Hospital e per biglietti chiamate i nomi che sono sullo schermo. Voglio ancora una volta ricordarvi, gentili telespettatori, che questo programma viene trasmesso la domenica alla 1 per la zona di Windsor e Leamington, ripetuto poi la sera alle 7:30 e quindi il mercoledì alle 5:30 e alle 11 di sera. Coloro che vogliono far sapere alla comunità degli eventi della loro associazione club oppure eventi speciali possono sempre chiamarmi al 972-1355 oppure mandare una email a panoramaitaliano@cogeco.ca. Questo programma è anche online al www.panoramaitaliano.ca oppure su YouTube Panorama Italiano Windsor. In questo programma facciamo anche auguri per gli eventi in famiglia, battesimi, cresimi, comunioni e tant'altro. Coloro che vogliono esprimere gli auguri tramite questo programma ai loro cari possono sempre chiamarmi al 972-1355 oppure mandare una email a panoramaitaliano@cogeco.ca. Vi ringrazio di avermi seguito e arrivederci alla settimana prossima. Ciao! Nobody can beat the Italian culture. Buon appetito! Per deliziosi pasti in famiglia, prodotti Primo. Italia Bakery, patrocinatore di Panorama Italiano. Windsor Building Center ha tutto l'occorrente per i vostri lavori, laterizi e legnami di prima qualità come drywall, insulation ed altro, con servizio a domicilio in tempo e con la massima cura. La famiglia Riolo è lieta di servirvi sempre meglio in tutti i vostri acquisti. Windsor Building Center, Tecumseh e Benwell. Germain Restaurant Supply all'1131 Grandford Avenue è il negozio dove la donna della cucina, come pure il proprietario di ristorante, trovano oggetti per i loro bisogni, piatti, bicchieri, stoviglie e tant'altro a prezzi speciali. Germain Restaurant Supply, il posto per i vostri bisogni della cucina. Parola dello chef.